Vi parlo dall'Open Studio Italo Bolano di Prato dove è in corso l'inaugurazione della seconda mostra da, da quando questo spazio espositivo, nato nel ricordo del grande maestro Elbano, eh, ospita mostre d'arte. Insieme a me c'è Alessandra Ribaldone che è la moglie di Italo Bolano, grazie alle sue cure questo che era lo studio ovviamente non aveva... Questa quest immagine perché gli studi dei pittori ovviamente hanno, servono proprio per lavorare, sono eh, simili a dei lavoratori di qualsiasi altra attività. Ora invece questo è uno spazio espositivo molto elegante e molto funzionale per la visibilità delle opere che vi vengono esposte. Lascio subito a Alessandra al microfono che ci spiegherà appunto. Come è nata questa mostra inviterà direttamente i nostri telespettatori a venire a visitarla ricordando gli orari d'apertura e soprattutto la durata della mostra. Grazie Fabrizio, io mh, volevo ringraziare assieme a me la Fondazione Italo Bolano perché grazie al contributo e alla partecipazione di oltre 140 persone quello che voi vedrete oggi è stato reso possibile. Ed è un evento molto particolare perché è una delle tante eh, sessioni dell'esposizione di queste opere titolate e firmate dall'amico di Italo eh, Mario Luzzi che costituiscono una mostra che fin eh, dal 1995 divenne itinerante, però questa volta eh, abbiamo l'opportunità di esporre tutti e 13 eh, i lavori su carta che sono stati restaurati, ripuliti dai segni del tempo e quindi eh, rifulgono in tutto il loro splendore, più uno che non era più visi visibile da molti anni perché era stato donato da, da Italo al Centro Studi Mario Luzzi di Pienza. Anzi, a questo proposito eh, volevo fare già un annuncio in anteprima che nel mese di febbraio in occasione della ricorrenza della morte del del maestro Luzzi eh, la fondazione si trasferirà a Pienza per una conferenza che ricorderà appunto il sodalizio dei due artisti assieme all'amico eh, Giampiero Palmieri dell'isola d'Elba e quindi porteremo anche parte di questi acquerelli in una sorta di gemellaggio tra le due istituzioni. Quindi questa mostra eh, organizzata e allestita da Erika Romano che tra poco parlerà ci parlerà appunto del contesto artistico sarà visitabile fino al 15 di febbraio con eh, su prenotazione al numero di telefono che vedrete sopra in sovraimpressione e quindi chi vuole eh, godere di questa opportunità potrà farlo con pochissimo, pochissimo sforzo ricordiamo qual era il filo rosso che legava eh, in segno dell'amicizia Mario Luzzi e Italo Polano era l'amore per l'isola d'Elba Pienza ovviamente era un altro degli amori di Mario Luzzi perché l'aveva scelta eh, come cittadina di elezione, anche se era nata a Castello vicinissima a Firenze fra Firenze e Sesto però aveva scelto Pienza come città eh, di elezione a Pienza nella sua ex casa è stata costituita una fondazione che è presieduta da Nino Petreni ex assessore alla cultura del comune di Pienza che salutiamo perché sappiamo che ci guarda quasi tutte le sere. E infatti grazie a Nino Petreni eh, noi abbiamo potuto avere in, diciamo, in prestito quest'opera che completa le, i 13, 13 acquerelli titolati e firmati da Mario Luzzi che all'isola d'Elba ebbe la ehm, cittadinanza onoraria durante un'estate un in cui eh, ebbe l'opportunità lui stesso di inaugurare il monumento che Italo Bolano gli aveva eh, realizzato all'Open Air Museum e tra l'altro con una battuta di spirito, perché era anche un uomo molto spiritoso, disse solo un elbano poteva farmi eh, inaugurare un, mo un monumento a me dedicato. E poi andarono a Marciana Marina, dove era allestita la prima di, queste, di questa mostra e, e dove gli venne assegnata la cittadinanza onoraria. Quindi anche lui eh, fu molto vicino e molto appassionato di quest'isola eh, e volle dedicare all'isola proprio uno di questi 13. Acquerelli che dopo inquadreremo. Ed... e che Erica presenterà, presenterà in esclusiva in anteprima ai nostri telespettatori. Sì. Bene, allora Grazie. direi a questo punto di raggiungere Erika in un altro spazio dell'Open eh, Italo-Bolano di Prato per la presentazione delle opere e anche per l'introduzione critica alla lettura di questa amicizia che ovviamente esprimendosi due artisti, uno con le arti figurative e l'altro con la poesia, aveva trovato un comune sentimento, credo anche nella spiritualità, ma di questo magari ce ne parlerà nel suo intervento fra pochissimo Erika. Erika, tu hai intitolato insieme a Alessandra questa mostra Doppia visione. Perché? Doppia visione perché ehm, qui abbiamo a che fare con una doppia visione eh, di un poeta e di un pittore che si sono reciprocamente ispirati e quindi è come vedere su una sola eh, immagine la parola che... Uno dei due ha ehm, pensato e l'altro, lasciandosi ispirare dalla parola, ha poi realizzato nelle forme e nei colori. Questa reciproca, ehm, reciproca ispirazione ha fatto sì che l'incontro tra parola e immagine diventasse una, una rappresentazione lirica dello spirito di entrambi che li ha fatti incontrare in un'affinità elettiva straordinaria, un'amicizia che eh, ha superato ha ehm, superato gli anni, ha superato la morte e che ehm, Isalo veramente ha eh, nutrito dentro di sé ancora prima di conoscerlo personalmente. Eh, Isalo ha sempre guardato alla poesia di Luzzi come... Ecco, quali erano gli scritti, così quali così. sono stati gli scritti di Mario Luzzi che ancora prima di conoscerlo l'hanno stimolato a confrontarsi con questo gigante della poesia? Allora, questi, questo ciclo di Acquerelli in realtà nasce a cavallo della pubblicazione di Viaggio Terrestre Celeste di Simone Martini, che eh, Luzzi pubblica nel 1994. Eh, lo si lascia ispirare proprio da questo, da questo testo, ehm, che poi sarà eh, Luzzi stesso a eh, titolare, quindi eh, Luzzi eh, titolerà ogni carta e la firmerà. Insieme, insieme a insieme ad Italo. E quindi questo incontro straordinario ha fatto sì che eh, nascesse questo ciclo che è unico nel suo genere e che ha portato fino ad oggi ad una, alla possibilità di incontrare due, due anime straordinarie in una sola visione. Che Secondo poi... te, qual era il filo rosso? Io ho detto la spiritualità forse, ma forse tu, studiando approfonditamente le opere di Italo e anche gli scritti di Mario Luzzi, sei andata più in profondità rispetto a questa mia superficiale eh, definizione. Non è una superficiale definizione, amplirei però lo spettro. Perché. Ehm... Credo che per entrambi lo spirito della natura, lo spirito del mondo e lo spirito dell'arte dell sia stato questo filo rosso che li abbia fatti incontrare. E non ultimo anche la, questo desiderio profondo di andare alle origini di se stessi. Quindi alla terra natia eh, per Italo Bolano l'Elba, che poi anche Luzzi ha molto amato, eh, e per Luzzi la terra di Siena. Infatti Viaggio Terrestre Celeste di Simone Martini nasce come un tentativo di ritornare all'origine di se stesso, ma anche all'origine della propria vocazione artistica. Possiamo aggiungere prima di concludere il servizio qualche altra informazione oltre agli orari, magari l'ha già detta Alessandra, ma in conclusione del servizio e poi vorrei che eh, tu suggerissi ai telespettatori anche le coordinate dei social per avere informazione e poi il nostro regista Marco metterà in sovrimpressione la pagina Facebook o il sito, quello che tu ora ci stai per comunicare. Sì, la mostra è visitabile, come diceva Alessandra, fino al 15 febbraio su appuntamento e potete seguirci sui nostri social, abbiamo una pagina Facebook e una pagina Instagram che si intitola Fondazione Italo Bolano e all'interno di, di questa pagina social, di entrambe le pagine social, eh, comunichiamo i nostri orari, i nostri eventi, eh, letture, incontri e possibilità per gruppi anche. Dai bambini a, a tutte le età, eh, di fare visita in questo luogo e fare certo. esperienza del, dell'arte di Bolano. Carica, io posso... vorrei che in conclusione tu regalassi un valore aggiunto ai nostri telespettatori, ricordando che chi verrà di persona a visitare questa mostra troverà in esposizione molti cataloghi, fra i quali uno che ci ricorda proprio una mostra di qualche anno fa tenuta qui a Prato che accomunava queste due grandi anime, possiamo definirle così. Assolutamente, tra l'altro, a questa mostra a cui tu fai riferimento sono molto legata perché nel 2013 venne dedicata una mostra a questo ciclo e fu l'occasione per me di incontrare e di conoscere eh, Italo Bolano e quindi poter presentare oggi a distanza di anni eh, questo... Mi commuove un Sì, mi commuove molto e abbiamo lasciato per eh, il pubblico, per i visitatori, cataloghi dove Luzzi ha parlato dell'arte di Bolano, eh, dove Bolano ha potuto eh, in alcuni cataloghi parlare del lavoro di, di Luzzi e vedere anche alcune opere di Luzzi, alcuni libri che lui ha pubblicato, che sono stati fonte di ispirazione per, per Bolano.